Una finestra sul mondo si apre a Roma per la visita al Senato da parte dell'Istituto Comprensivo Gino Rossi Vairo di Agropoli. Pronti per entrare? Pronti ragazzi? Ragazzi? Ragazzi pronti per entrare? Avete imparato un po' di storia del Senato, che cos'è? Ok, mettete un po' quella parte, dai, un po' di stretch. Dove sta l'altro, ragazzi? Allora, da quel lato, andate da quel lato. Doppiamente sfortunati, primo per il tempo, secondo imprevisto, secondo per il fatto che la seduta è già finita, è sospesa ma praticamente come se fosse finita, ci sarà un atto formale che dura 5 minuti quando arriverà un decreto. Quindi iniziamo con una breve descrizione storica del palazzo che nasce nei primi anni del Cinquecento, siamo al XVI secolo, come residenza romana dei Medici. Chi sono i Medici? La famiglia di di dove? Firenze. Sono il Granduca di Toscana. È un momento quello molto fortunato per questa famiglia, sono una famiglia ricchissima, danno vita al Rinascimento. Sapete quel momento in cui c'è stata una grande fioritura dell'arte e dell'architettura che ha avuto proprio come suo epicentro Firenze, sono stati proprio i Medici, in particolare Lorenzo il Magnifico, che diede una grande spinta a questo movimento. E il figlio di Lorenzo il Magnifico, Giovanni dei Medici, che diventa Papa col nome di Leone X, inizia la costruzione di questo palazzo in Roma nel 1503, sul progetto di un grande architetto dell'epoca, Giuliano da San Gallo, un architetto fiorentino. Ora, il palazzo all'inizio era più piccolo di quello che vediamo oggi, aveva soltanto due piani, c'era un piano terra e un primo piano.
quindi i piani sovrastanti, che vedete sono più bassi, sono un'aggiunta dei primi decenni del 600. Quindi dopo quello che è stato il nucleo originario, un secolo dopo, il palazzo è stato profondamente modificato, quindi è stato ampliato, sono state incrementate le decorazioni nelle varie sale del palazzo ed è stata rifatta la facciata principale, quella di Piazza Madama che abbiamo da questa parte. Qui c'è l'ingresso principale del Senato. Quella facciata ha assunto proprio nel 600 l'aspetto che ha oggi. Questi lavori di ristrutturazione si devono a un altro grande architetto, Paolo Marocelli. Allora, il palazzo subisce varie vicende. Possiamo dire che appartiene ai Medici fin tanto che la famiglia non si estingue. Nel 1737 l'ultimo dei Medici, che si chiama Giancastone, muore senza figli. A quel punto la famiglia non esiste più. Le proprietà dei Medici vengono ereditate dai Lorena Asburgo, che erano imparentati con i Medici, ma che pochi anni dopo vendono il palazzo allo Stato Pontificio. Quindi nel 1755 il palazzo viene acquistato dallo Stato Pontificio e diventa sede di uffici pubblici. Il governatorato di Roma, l'ufficio che ha qui sede, un tribunale, un piccolo carcere, anche la famosa polizia pontificia famigerata, famosa per i suoi modi molto violenti. Tant'è vero che si dice che quando, soprattutto a Roma, ma non solo, forse anche da altre parti, la polizia è chiamata la Madama, si dice che questo sia dovuto al ricordo della sede della polizia pontificia in Palazzo Madama. Sotto un famoso pontefice, Pio IX, il Papa delle Quarentigie, il palazzo diventa anche la sede del Ministero delle Finanze del Demanio Pontifici. Quindi dalla loggia, che è al primo piano che dà sulla piazza principale, venivano estratti i numeri del lotto, che quindi evidentemente è una funzione tipica del Ministero delle Finanze anche dello Stato Pontificio. L'anno successivo diventa anche la sede delle Poste Pontificie, quindi a questo lato, che è quello prospiciente la chiesa di San Luigi dei Francesi, l'avete vista, ci siete passati davanti forse? Sì. C'era un grande cortile che non esiste più, da quel cortile partivano i corrieri postali pontifici. Perché non c'è più il cortile? Perché poi al suo posto è stata edificata l'aula legislativa. Che succede? Arriviamo al 1870, Breccia di Porta Pia, quindi Roma e Lazio vengono annessi al Regno d'Italia, anche questo palazzo viene acquisito dal Regno d'Italia. Nel 1871, l'anno successivo, quando la capitale diventa Roma, il palazzo viene scelto per ospitare il Senato del Regno d'Italia. Quindi in pochi mesi viene realizzata l'aula, che vedremo dall'alto, e la prima seduta si è tenuta il 28 novembre del 1871. Però l'aula non è qui, non è al piano terra, a differenza di quanto avviene a Montecitorio, ma è al primo piano. Perché? Perché qui, rispetto a Palazzo Montecitorio, siamo molto più vicini al Tevere. Le pieghe del Tevere in quel periodo erano molto frequenti ed erano di grande portata. Ci fu una piena disastrosa nel dicembre del 1870. Quindi, per preservare un ambiente così importante, l'acqua, pensate, che raggiungeva e superava il primo piano dei palazzi, per preservare un ambiente così importante come l'aula legislativa del Senato del Regno, è stata realizzata al primo piano. Ora, con il referendum del 2 giugno 1946, quando siamo passati alla Repubblica, il palazzo è diventato la sede del Senato della Repubblica e l'aula è rimasta fondamentalmente la stessa. C'è stata soltanto un'importante modifica, quella del colore del rivestimento. Oggi vedrete che l'aula è rossa, rosso porpora, come la guida. Fin tanto che era l'aula del Senato del Regno, era interamente rivestita di azzurro. Perché? Perché l'azzurro era il colore della casa regnante, era il colore dei Savoia, era proprio l'azzurro Savoia. E nel Regno il Senato era la Camera Alta, che significa che i senatori, i componenti del Senato, non erano eletti dal basso, dal popolo, ma erano nominati direttamente dall'alto, dal re. Quindi era diretta espressione del sovrano, perciò il suo onore era interamente rivestito di azzurro. Ovviamente, una volta proclamata la Repubblica, si è voluto voltare pagina, togliere ogni riferimento ai Savoia e quel rivestimento azzurro è stato sostituito dal rivestimento rosso porpora, non per ragioni politiche, ma semplicemente un colore luminoso. E l'illuminazione in aula è sempre artificiale. Il palazzo, come avrebbe dovuto essere chiamato? È stato costruito, edificato dai Medici, quindi avrebbe dovuto essere chiamato Palazzo Medici, come c'è Palazzo Barberini, Palazzo Farnese. In effetti all'inizio fu chiamato Palazzo Medici, ma fin dai primi decenni fu anche chiamato e poi da un certo momento in poi solamente chiamato Palazzo della Madama.
e che ti viene a dire la nome in donna di grande novità e grande importanza, chiamata appunto Madama, che ha lasciato un ricordo molto forte di sé. Si tratta di Margherita d'Austria, era la figlia di Carlo V, l'imperatore del Sacro Romano Impero, più potente sovrano del Cinquecento. Questa nobildonna va in sposa ad Alessandro de' Medici, che nel 1534 diventa il proprietario del palazzo. Il matrimonio dura pochi mesi perché Alessandro viene assassinato dal cugino Lorenzino de' Medici. Margherita però rimane a vivere nel palazzo per ancora per diversi anni, anche dopo essersi risposata con Ottavio Farnese, quindi un gran po' di famiglia nobile. Questa nobildonna era talmente famosa a Roma, tutti a Roma parlavano di lei, che il palazzo in cui lei viveva, questo palazzo, veniva identificato proprio con lei. C'era chiamato proprio, tanto era famosa questa nobildonna, Palazzo della Madama. A un certo punto tutti lo hanno chiamato solamente Palazzo della Madama, anche dopo l'esistenza stessa della Madama. Tanto era famosa questa donna. E quindi è diventato per tutti e per sempre Palazzo Madama. Adesso, con molta attenzione, andiamo e saliamo al secondo piano di Madama, che è il piano della tribuna, dove avrei seduta a sinistra la seduta, che adesso purtroppo è sospesa. Quello che facciamo, una bella spiegazione dell'aula dalla tribuna, che è molto interessante. Poi se dovessi riprendere la seduta, meglio ancora. Allora, mi raccomando, con molta attenzione. Benvenuti al Senato della Repubblica. Palazzo Madama, dal 1948, è la sede di uno dei due rami del Parlamento. Prima ancora, nelle sue tante trasformazioni e destinazioni, questa storica dimora, risalente alla fine del XV secolo, è stata la sede del Senato del Regno, quando nel febbraio del 1871 fu deciso il trasferimento a Roma della capitale del neonato Stato unitario. C'è un senato segreto dentro Palazzo Madama che custodisce documenti e cimeli fra i più preziosi della nostra storia. Con la conquista di Roma la posta pontificia lasciò il posto al Senato del Regno con il suo ricchissimo archivio, da cui riemergono l'originale della legge che conferisce il titolo di re d'Italia a Vittorio Emanuele II, gli atti di giuramento dei sovrani e il calamaio stile impero del conte di Cavour. Ecco un piccolo assaggio di questo prezioso scrigno di cimeli. Si comincia dal Regno di Sardegna. Siamo nel marzo del 1849. Lo Statuto Albertino è stato concesso solo da un anno, ma le sfortunate vicende della prima guerra di indipendenza portano Carlo Alberto ad abdicare e gli succede il figlio Vittorio Emanuele II. È la prima volta che un re si presenta a giurare davanti alle Camere riunite. L'archivio storico del Senato conserva il documento originale non solo sottoscritto, ma redatto di proprio pugno interamente dal nuovo sovrano. L'avvio di una monarchia parlamentare gettò le basi politiche e istituzionali per il futuro Regno d'Italia, ma per la sua nascita fu necessario attendere il 1860 e la spedizione garibaldina dei Mille, quando una serie di plebisciti dalla Lombardia alla Campania alla Sicilia sancì l'annessione di queste terre all'Italia di Casa Savoia. E qui siamo al primo atto del Regno d'Italia, siamo nel febbraio del 1861. In Senato è custodito il documento originale del disegno di legge con il quale Vittorio Emanuele II, mantenendo lo stesso nome e numero, diventa invece re d'Italia e non più re di Sardegna, e l'atto con il quale viene trasmesso al Senato questo disegno di legge è firmato dallo stesso Vittorio Emanuele II e dal primo presidente del Consiglio dei Ministri della storia d'Italia, dell'Italia Unita, Camillo Benso, conte di Cavour. Presso la biblioteca del Senato, peraltro, abbiamo un calamaio che tradizione vuole sia appartenuto allo stesso Cavour.
Con la breccia di Porta Pia nel 1870 anche Roma e il Lazio entravano a far parte del Regno d'Italia e la capitale, già transitata dalla Sabau da Torino a Firenze, veniva definitivamente stabilita a Roma. Con una curiosità, tolta la temporanea collocazione fiorentina nel Palazzo degli Uffizi, l'Assemblea del Senato passava dal Palazzo Madama di Torino al Palazzo Madama di Roma, una coincidenza dovuta all'identico soprannome con cui erano conosciute Cristina di Francia a Torino nel 600 ed un secolo prima Margherita d'Austria a Roma. Il giuramento di Vittorio Emanuele III, la penna con cui fu firmato, il tavolino su cui fu firmato, perché tutte queste memorie sono in Senato? In origine l'articolo 38 dello Statuto Albertino affidava al Senato il compito di custodire i documenti dinastici della Casa Savoia. Oggi, in attuazione dell'articolo 9 della Costituzione, il Senato valorizza questo patrimonio di memorie mettendolo a disposizione dei giovani, poiché tali memorie definiscono la nostra identità nazionale. Nei magazzini ritrovati i troni su cui re e regina sedevano quando venivano in Senato per il discorso della corona, ad accoglierli solenni guardaportoni in feluca, spadino e mazza dorata, uniformi usate sino a inizio anni 50 che per questo mescolano stemmi della Repubblica a corone reali. Negli ultimi mesi abbiamo cercato di valorizzare questo immenso patrimonio per renderlo il più possibile fruibile ai cittadini. Riemersa dai sotterranei anche la sontuosa poltrona usata dal presidente dell'Assemblea sino agli anni 20 per un giorno affiancata a quella attuale assai più sobria. In origine i sedili dei senatori erano rivestiti di velluto azzurro, il colore di Casa Savoia, come questi divanetti che sono oggi nel corridoio accanto all'aula del Senato. L'azzurro delle poltrone ben si vede nel ritrovato ritratto di Vittorio Emanuele II che sino all'avvento della Repubblica campeggiava sull'aula. Sui banchi del governo le urne che hanno preceduto il sistema elettronico di voto segreto, pallina bianca sì, nera per il no. Senato protagonista di tanti passaggi storici, compresa la firma della Costituzione Repubblicana da parte di Enrico De Nicola fine 1947. Oggi il presidente del Senato usa la sala della Costituzione per ricevere gli ospiti o quando svolge le funzioni di capo supplente dello Stato. Ascoltiamo quali sono le prime emozioni dei ragazzi che hanno visitato l'aula del Senato. E allora ragazzi, siamo appena usciti dalla camera del Senato, le prime impressioni, le prime emozioni vissute all'interno di questa struttura bellissima che poi insomma è la storia, no? Un po' la storia di quello che siamo noi come popolo italiano. È stato molto bello e soprattutto è un'esperienza nuova che ho fatto, dato che non ero mai stata a Roma. È stato molto emozionante anche perché dai libri che abbiamo, da quello che abbiamo studiato sui libri non era la stessa cosa e mi è piaciuto molto e è stato molto emozionante. Com'è il tuo nome? Gaia. Gaia. Bene, allora ascoltiamo invece anche, non abbiate paura ragazzi, allora dai libri a toccare con mano quello che davvero è il Senato della Repubblica. È stato veramente un'esperienza fondamentale anche per la nostra cultura, anche perché adesso sappiamo molte più informazioni, anche perché il Signore anche ci ha spiegato molto di più rispetto a quello che trovavamo su una scheda a scuola. Io ci tornerò sicuramente. Quando passavo per i corridoi e vedevo le stanze rimanevo a bocca aperta. È stata veramente un'esperienza bellissima. Sconvolgente in modo positivo, non negativo, mi è piaciuto troppo. Bene, cerchiamo di ascoltare anche la voce di qualche maschietto. E allora, in TV sicuramente avrai visto insomma qualche seduta, ma vedere dal vivo quella stanza dove all'interno ci sono i senatori, ecco, noi ne abbiamo 204, però di solito quando c'è una seduta ce ne sono molti di meno, come ci spiegavano anche all'interno, sì. Insomma. Ecco, la tua prima impressione, la tua prima emozione. È stato molto emozionante entrare lì, anche perché non me l'aspettavo così grande e quindi sono rimasto un po' sorpreso da appunto entrare lì e niente, sono emozionato. Ecco, ma magari si potrà dire in futuro di diventare senatore, che ti hanno convinto oggi quando ti hanno raccontato della storia del Senato? No, non è un lavoro fatto per me. Non è un lavoro. Bene, allora sentiamo invece ancora un altro maschietto che è entrato all'interno del Senato e ha vissuto questa esperienza, quindi dai libri, dalla televisione, a toccare con mano quello che è davvero questo palazzo gigantesco.
Sì, è stata un'esperienza bellissima, anche perché è enorme l'aula del Senato, la Camera, e non c'ero mai stato, anche peccato che non ci stava la seduta. La seduta c'è stata, ma purtroppo è stata sospesa, quindi probabilmente riprenderà, ma noi non lo sappiamo. Insomma, abbiamo avuto un po' di sfortuna in questo, però insomma abbiamo avuto una buona spiegazione da parte di Alessandro. Sì, Alessandro è il mio amico e niente, non mi aspettavo che fosse così grande, cioè mi aspettavo, io avevo visto un video in classe con la professoressa Zamarrelli e mi aspettavo che era più piccola, cioè anche perché non c'ero mai andato, non ero mai venuto a Roma, diciamo. Te l'aspettavi così l'aula del Senato, insomma questo palazzo gigantesco dove è ricco di storia e che rappresenta un po' appunto il passato di tutti noi? Allora, diciamo che l'ho visto in tante foto, in tanti magari in televisione, questo posto, e si vedeva già che era gigante ed era un posto elegante e all'avanguardia. Adesso che l'ho visto posso dire di non essere stata in molti posti, quindi le gite del genere mi fanno davvero tanto piacere ed essere acculturata è una cosa davvero molto importante. Sono stata positivamente sorpresa perché il posto era gigante e sicuramente molto interessante da vedere, e fare cultura del genere è importante. Qual è il ricordo che porterai a casa, quindi? Già il fatto di essere stati in un posto del genere è una cosa che mi porterò per sempre. Si dice che sia la sede della democrazia, e posso dire di essere stata in un posto importante culturalmente. Ad ogni studente il Senato ha regalato un present, quindi vedo la Costituzione della Repubblica Italiana, quindi questa è una copia del documento firmato a Palazzo Giustiniani il 27 dicembre del 1947. Credo sia un bellissimo regalo. Sì, credo anch'io. Un'emozione a caldo, ecco, sei appena uscita dal Palazzo del Senato. Sinceramente a me è piaciuto, perché è stato molto interessante. È piaciuta anche la spiegazione di Alessandro, e l'ha fatta capire bene. Allora Mattia, un'impressione a caldo che sei uscito adesso dal Palazzo del Senato, come ti è sembrata questa stanza dove poi si prendono decisioni importanti anche per la vostra vita, per il vostro futuro, che siete ragazzi, siete studenti? È stato molto bello, perché dalla TV sembrava molto diverso. Invece dal vivo era molto più grande e bello. Che cosa è che ti ha colpito particolarmente? Anche di una spiegazione che ha fatto Alessandro all'interno dell'aula. Dei voti che c'erano, quelli che si potevano anche non vedere. Invece c'erano dei voti che si poteva vedere chi votava, cosa votava. Questo punto ti ha interessato e affascinato. Ci ritornerai? Speriamo. E siamo in compagnia dei professori che hanno accompagnato le classi dell'Istituto Comprensivo Gino Rossi Vairo di Agropoli a Roma presso il Senato della Repubblica, un'esperienza davvero unica che consigliamo di vivere, insomma, a tutti gli studenti, insomma, a tutte le scuole. Ringraziamo anche il preside Bonfrisco che ci ha dato la possibilità di essere qui, di vivere questa esperienza, ma dall'entusiasmo dei ragazzi, insomma, si nota che effettivamente sono soddisfatti di questa visita. E anche noi siamo molto soddisfatti, proprio per la risposta che i ragazzi hanno dimostrato all'iniziativa. Veramente erano affascinati nell'aula del Senato e questo ci fa molto piacere. Ecco, uno studio che comunque è partito dalla classe, infatti loro hanno spesso rimarcato che hanno visto anche in classe dei filmati, ma non si aspettavano la grandezza dell'aula. È vero, sono rimasti colpiti, c'è stato uno studio pregresso anche sulla metonimia di Palazzo Madama, no? E quindi la storia che accompagna questo edificio meraviglioso. E quasi tutti, ho raccolto anche io un po' di informazioni, no? Da loro qualche impressione a caldo, hanno detto non ce l'aspettavamo così maestosa, così ricca e piena di storia, cioè hanno provato un'emozione, e questo è un grande risultato per noi. Quanto è importante, ecco, avvicinare gli studenti che studiano la storia, ma anche educazione civica, insomma, e fargli vivere dal vivo un'esperienza del genere, quindi anche la politica, il Senato come la Camera.
Allora, i ragazzi che abbiamo accompagnato sono piccoli, però li abbiamo avviati a questa esperienza veramente importante, cioè inizieranno a capire un attimo cioè sono entrati nella cosiddetta stanza di bottoni, dicevo prima, dove si prendono decisioni estremamente importanti e quindi fare questa esperienza, toccare con mano dal vivo direttamente appunto nell'aula del Senato è sicuramente una cosa da riproporre anche negli anni prossimi, assolutamente. I ragazzi dell'Istituto Comprensivo Gino Rossi Vairo di Agropoli in visita al Senato e anche alla Camera, una bellissima esperienza per avvicinarli anche al mondo politico, preside, un viaggio di istruzione importante dove quando entrano nei palazzi istituzionali importanti di Roma escono poi con un'altra visione del mondo. Ma i ragazzi come tutti gli anni presso il nostro istituto noi stiamo prenotando sia al Senato che al Parlamento proprio per avvicinare i ragazzi sia alla politica ma soprattutto alle istituzioni e fargli vivere praticamente quello che è l'obiettivo europeo di educazione civica, di educazione alla legalità, di educazione alle istituzioni. Prossimo 6 novembre i ragazzi della sua scuola saranno in visita alla Camera, dopo insomma aver visitato il Senato si ritorna nella capitale appunto per vivere un'altra emozione. Sì, andranno a fare visita al Parlamento, logicamente per partecipare presso queste istituzioni devi prenotare un anno prima, non è facile organizzare nello stesso anno scolastico. Tutto questo è stato progettato già lo scorso anno e prenotato. Stiamo lavorando, ti anticipo che stiamo lavorando su Bruxelles per portare i ragazzi al Parlamento europeo. Complimenti al preside Bonfrisco, sempre attivo nel proporre agli studenti del suo istituto scolastico progetti all'avanguardia e di spessore culturale.